Cine di nonno ci sta. Dica cosa c'è scritto dentro. E quindi vi dirò cosa c'è scritto dentro, vi dirò anche certi miei certe mie scontentezze, diciamo, di contenuto, non solo sulla scrittura, ma sugli infiniti errori di stampa che ci sono in questa stampa. Però prima vi racconto cosa vuole Franco. Prima di tutto vuole una cosa, è molto più conservatore di quello che io lo giudicavo prima di leggere le sue opere. È un vero riformista, diciamo, e d'altra parte è un pessimista. Il compagno Mao lo avrebbe mandato in un campo di rieducazione per sfiducia nelle masse, diciamo, come accusa principale, e dall'altra parte però ha un sogno di possibilità, diciamo, quello che lui chiama forse incautamente pars costruens dei suoi scritti. Ha un'idea che attraverso una riforma giuridico, politica, psicanalitica, etica, si debba cambiare un poco questo mondo infelice. Alla fine di uno dei suoi libri, ve la leggo subito così avete anche voi la sensazione che lui non sia un ottimista, dice: so perfettamente che il presente pamphlet è politically incorrect, non conformista in linea, semmai con culture estranee all'Italia. Ma davvero è possibile reperire in Italia innovazione culturale da seguire o magari da attraversare? Questo è il suo pessimismo sulla nostra patria infelice, cosa che forse è la parte che io condivido di più, ma non con la sfiducia generale nelle masse che Franco mette in questo suo lavoro. I lavori sono due. Lui mi aveva chiesto di presentare Archeologia della decisione, che è più monotematico, diciamo. Ho pensato che convenisse leggere prima insieme Marxismo e coscienza nel tempo, perché è più un progetto generale, diciamo, tocca molti temi e mi pare anche in fondo che ci può spiegare il libro sulla archeologia della decisione. Allora, grosso modo vi racconto cosa c'è scritto in questi libri. Innanzitutto parlo di quello marxismo. Si parte da una polemica con Osborne. Dice: ma questo Osborne è proprio un cretino, dice lui circa, insomma, perché deve essere un ragazzino, invece Osborne aveva 28 anni quando è morto 2 anni fa, deve essere un ragazzino che pensa che sia un secolo breve. Noi che l'abbiamo passato tutto, ci siamo resi conto che non è affatto breve, è stato lunghissimo e ci è costato molto, diciamo. Esamina esattamente quanto e perché ci è costato tanto questo secolo e propone quello che ci sarebbe voluto invece, un'etica dei sistemi, una sociologia della fiducia e un senso etico comune, cosa che in questo secolo è particolarmente mancata. Ma per commentare questa sua impressione, Franco decide di spiegarci innanzitutto una cosa, che uno dei difetti, esaminando il secolo, più gravi è che come una conseguenza generale dell'etica in cui viviamo, noi ci siamo legati all'oggi solamente e invece abbiamo buttato via le grandi narrazioni positive. Noi invece dobbiamo recuperare le grandi narrazioni positive. Ma recuperarle come? Recuperarle facendo un esame meno esterno di come si è fatto. Lui prende come esempio fondamentalmente Marx e dice: se noi leggiamo Marx dobbiamo anche considerare le batoste che ci è preso con l'uomo, la sua vita in miseria, il fallimento del 48, che non era stato influenzato dal manifesto comunista perché è stato scritto dopo gli avvenimenti, e questa non lettura esterna di Marx cosa ha prodotto? Ha prodotto che Marx può essere utilizzato
per un riformismo forte, come in fondo era il Marx prima del 48, oppure per un anarcosindacalismo degenerato. Su questo una nota. Una delle, dei pessimismi di Franco, quello per cui appunto il compagno Mauro avrebbe mandato in campo di rieducazione, è che è una totale sfiducia nelle nuove generazioni. Ho segnato circa 20 volte in cui dice questi 68 coglioni, questi miserabili giovinastri, questi miserabili giovinastri, questi indignatos che si indignano per le cose più stupide, eccetera. Io su questo sono molto sensibile perché mia figlia è una dei leader degli indignatos e quindi non posso accettare una cosa simile. Tuttavia la lettura di Marx è, appunto, può essere duplice. Se noi andiamo dentro vediamo che effettivamente Marx propone due possibilità e la possibilità in fondo prediletta da Franco è una possibilità riformista. Il tema fondamentale di questa revisione dei classici, delle grandi cose, è che c'è stata una contrapposizione fra quello che uno dice in pubblico e quello che pensa in proprio. E in questo polemizza con Kant dicendo in fondo Kant faceva il suddito, ma poi quando invece scriveva sembrava molto più rivoluzionario, ma poi di fatto era un suddito. Quindi c'è un contrasto fra vita pubblica e vita privata, diciamo. Invece quello che noi dobbiamo recuperare in Marx, come nelle grandi narrazioni del passato, è questo, il vero pensiero ingenuo, diciamo. Cioè dobbiamo sapere come e in che modo la gente ha pensato. E poi passa a una seconda, immediatamente, diciamo, a suggerire il centro del suo pensiero, mi pare. Cioè l'idea di una cosa che lui chiama la psicanalisi forense. Adesso devo spiegare cosa dice. Una cosa che è una frase che mi ha fatto molto ridere, che è questa. Quando, ve la cito solo per ridere, quando si parla di foro si vogliono dire molte cose. Questa è una frase un po' grafica, ma effettivamente lui invece vuol dire che cosa? Vuol dire che si parla di mercato, scambio, eccetera. Cos'è? In che senso è forense? Al centro del pensiero di Franco c'è che una unione della psicanalisi e di un diritto negoziale, diciamo. Qui sono scritto una definizione più precisa possibile, non sua, ma che riassume il suo pensiero, è questo. È una relazione fra gli uomini governata da un diritto negoziale realistico che assume il problema della debolezza della razionalità umana. Non so se è una buona definizione di psicanalisi forense, ma poi tu eventualmente protesterai. Dunque, dice Franco, è necessaria una prospettiva riformista che unisca diritto e psicanalisi. Dopo detto questo, in questo primo libro, lui esamina che cos'è il dolore, perché pensa che esaminare che cos'è il dolore ci spiega molto della nostra società. Il dolore è, dice lui, partendo da Freud in realtà, dice è quando l'orda dei figli ammazza il padre, si mette d'accordo sul fatto che nessuno più comanderà come il padre e che si definisce cosa è mio e cosa è degli altri e cosa non è mio, diciamo. E quindi questo dolore è un dolore permanente della società, che è anche una cosa implicita, non cosciente, ma è il senso che noi desideriamo delle cose che non potremmo avere. E tuttavia nella società di oggi, secondo Franco, noi che siamo arrivati in fondo al livello massimo di possibilità di avere, siamo passati a dei desideri irrazionali e insensati. Non è più la necessità che ha determinato le cose che desideriamo, quanto
una possibilità infinita, il nostro dolore adesso è legato a un esasperato soggettivismo che insieme è anche il desiderio di qualcosa che in qualche modo è superfluo. E per questo, dice, dobbiamo rifarci a Hirschman correggendolo. Hirschman, parlo di questo anche se è un pezzetto, ma ho passato un anno con Hirschman e siamo stati molto amici, è un grande economista che è morto 2 anni fa, e aveva scritto un libro che diceva: in una società noi abbiamo 2 alternative, se non ci piace ne usciamo, oppure possiamo protestare, abbiamo exit and access, abbiamo queste 2 alternative. Invece Franco dice: dobbiamo anche pensare che specialmente nella nostra società non c'è né exit né voice, c'è sfiducia passiva, c'è una terza possibilità, starsene lì un po' paralizzati, pensando che c'è poco. Ieri abbiamo sentito la conferenza di uno psicanalista, di Alberto Semi, sull'indifferenza. Mi sembra che era un tema legato a questo problema, una differenza, indifferenza protettiva e insieme un'indifferenza generale. Quindi, dice Franco, il male è tutto ciò che non è redimibile dal sufficiente, è un fatto metafisico, non è qualcosa che noi sappiamo esattamente definire. Ci vuole invece una etica pragmatica, e in fondo il personaggio che Franco preferisce è Pierce, che cita molte volte, un po' sottotono, ma è uno dei grandi pragmatisti che io ho amato molto quando ho studiato. E infine, allora Franco dice: tiriamo il filo di tutto questo e descriviamo la società di oggi. La società di oggi è caratterizzata in particolare da questa assenza di temporalità. Non c'è passato, non c'è futuro, tutto è senza tempo, tutto è ora e qui. Di fatto la temporalità, c'è una lunga parte sulla temporalità, le temporalità, in realtà il tempo è determinato dalla situazione storica in cui le persone, gli uomini vivono, e questo è la caratteristica del tempo oggi, questa assenza di passato e di futuro, e questo concentrarsi su un'assenza di tempo, sull'ora e qui. Lui dice: questo determinerebbe una discussione sul valore, ma io preferisco, dice lui, chiamare i valori con un altro nome, chiamarlo assunto associativo, essere nella società e condividere, questo sarebbe il vero valore. E mentre invece questa società che non ha valori di fatto, come fa per difendersi dall'affanno che ci dà in fondo questa assenza di valori, dal dolore che percepiamo, con una situazione che, dice Franco, ci fa ostaggi del soccorso. Questo va spiegato, è la sua polemica contro il welfare, cioè lui dice: come risolve tutti i problemi in questa ignobile società? Pensando, non si vuole ricostruire una società, facciamo un intervento d'urgenza in qualche modo, e continuamente polemizza per 2 cose con Keynes, uno dei suoi nemici principali, e in particolare poi polemizza con welfare e anche con Friedman, naturalmente. Infine, con Friedman. E infine mi tengo equidistante. E infine dice: in fondo noi viviamo l'altro nemico fondamentale di e su questo vorrei poi discutere invece di Franco è Platone. Trovo che non è giusto, però adesso vi spiegherò perché trovo che non è giusto, ma Platone sarebbe qualcuno che parla del fuori, insomma, non ha nessun realismo di fatto. E in fondo il suo
la sua preferenza è, diciamo, Socrate contro Platone, anche se non nomina mai Socrate. Socrate, direi Democrito. Democrito, no, Socrate è la sua vera passione. Senz'altro. Lui dice, noi viviamo quindi in un mondo di percezioni e la percezione non è di per sé negativa, ma noi, la percezione è disturbata, è piena di disturbi, c'è un disturbo metafisico diciamo che ci impedisce di arrivare alle etiche fondamentali. E quindi conclude il libro dicendo, in fondo vorrei parlare di una teoria del bivio. Cos'è la teoria del bivio? È essere per gli altri, contro l'idealismo elitistico, contro Platone, contro la fuga dal reale. Isocrate contro Platone. Realismo contro idealismo, e chi sono i grandi realisti oltre a Isocrate? Hobbes, Hume, Marx. L'essere per gli altri implica responsabilità. Diciamo che la catena logica finale di questo libro dice Isocrate, essere per gli altri, responsabilità, distacco dal giudicare, reciprocità, pari dignità. Tutto questo ha tuttavia un limite, che è l'unica cosa che precede questo, è la propria sicurezza, ma bisogna tornare a un mondo in cui ci sia un passato condiviso, un futuro sostenibile e un presente chiaro. Questo è quello che mi ha detto. Questo libro. Io l'ho molto migliorato. L'ha studiato molto bene. Però spero che qualcosa del franco pensiero sia stato percepito. Prima di passare al secondo libro più rapidamente, devo dire che vorrei sottolineare questo, insomma, che Franco è molto critico della nostra società e contemporaneamente ha un sogno, che è che si possa costruire una società migliore, ma lo speriamo tutti, ma voglio dire, non questo modello di Socrate, vivere per gli altri, eccetera, è quello che ci fa piangere, perché dovremmo pensare a quali sono le vie intermedie per arrivare alla costruzione di questa società, che non è così semplice, insomma, cioè è un desiderio, diciamo. Il libro finisce con un desiderio. Adesso passiamo al secondo libro. Il secondo libro è una conseguenza di tutto questo, è un libro che si chiama Archeologia della decisione, perché è legato, anche se la nomina solo una volta, a questa sua idea della psicanalisi forense, cioè è legato all'idea che psicanalisi e diritto siano i due sostegni della società futura possibile. In che senso, diciamo? Franco comincia col discutere, diciamo, la psicanalisi è ampiamente una metafora, cioè è una metafora della debolezza della ragione umana, diciamo. Noi siamo continuamente turbati, diciamo, dalla cosa, da una serie di cose che lui elenca ampiamente, e dice, insomma, che in generale la nostra decisione è turbata da molte cose. Vi leggo quali sono queste cose. Spero, io ho cercato di prendere tutte le parti, diciamo, immediatamente comprensibili per lui. Cinque possibili classificazioni della decisione. La prospettiva di una psicopatologia, la prospettiva di una psicopatologia della vita quotidiana, in un'accezione peraltro assai più ampia delle note tesi freudiane in merito. Una prospettiva di nevrosi, una prospettiva di psicosi, una decisione tragica e una decisione cosciente. Questi cinque esempi di decisione sono ben raccontati, perché utilizzando testi classici, di solito classici proprio nel senso di letteratura greca, fondamentalmente,
ha scelto degli esempi di questi tipi di decisioni per arrivare a un quinto che è: ma noi dobbiamo arrivare a una decisione cosciente, e arrivare a una decisione cosciente è un tema che riprenderò solo tra pochi minuti. La prima di queste decisioni turbate da molte cose è il fatto che ci sono delle decisioni che sono irrazionali, il punto uno. Il punto due, quella nevrotica, è decisione improvvide a causa della nevrosi, nel conflitto per un deficit di adattamento e dunque un adattamento nevrotico. Terzo, decisioni fuori ragione, con alla fonte non senza questa frase che si prendono delle decisioni dicendo l'ho presa non senza ragione. Questo mi fa ricordare il Talmud, perché i giudici talmudici dicono queste, il Talmud dice queste sono le regole, ma un buon giudice le rompe, non le usa, non le applica motivatamente, non le usa motivatamente. Sì, è la epieicheia di Aristotele, ma è più forte nei diritti di origine teologica. Quindi questa è una psicopatologia delle decisioni. Il terzo caso è forse il più poetico, il pozzo fra volere e necessità. In genere qui intervengono gli dèi, quando gli dèi se ne fregano di noi, l'indifferenza degli dèi o il volere degli dèi che ci obbligano, la letteratura è enorme su questo, è di tipo eccetera eccetera. E c'è quindi un conflitto fra autoritas e potestas. E rimando al bene comune, ma chi è che giudica qual è il bene comune? Questa è la quarta cosa. Ma infine c'è la decisione cosciente, il quinto caso. Noi viviamo in un mondo sottratto al principio di realtà e soggetto solo al principio di piacere oggi. E quindi qual è il comportamento normale? Il comportamento normale, secondo Franco, un individuo normale è un individuo che accetta la società, che non rifiuta la funzione sociale che la società gli ha destinato e che non è patologicamente autonomo. Questo è Bartoli, Bartoli è usato come esempio, quindi non è un testo dell'antica Grecia. Questo dalla normalità della decisione cosciente. E poi dice una cosa molto coraggiosa, diciamo, che io non oserei commentare, perché alla fine dice che cos'è, dice come deve essere la vita umana, una cosa che nessuno saprebbe rispondere, ma invece Franco sa rispondere. Diviene allora improrogabile per l'autore del presente lavoro dar conto di come intenda l'esistenza della vita umana. Adesso aspettate che succintamente bisogna riconoscere all'uomo, nell'uomo, A, la capacità di ricredersi, B, il saper dare un contributo alla storia, C, darsi rinuncia ma per propria decisione, di pensare oppure negare l'eterno e pensare o anche negare il contingente. Questo è l'uomo, come deve essere l'uomo in qualche modo secondo Franco, no? Non so se vi riconoscete in queste cose, forse sì, insomma. Però è un buon esempio. No, perché appunto è difficile sapere come deve essere la vita umana, non avevo mai pensato di schematizzare in due punti, ma voglio dire, questi punti sono interessanti perché ci danno il tono in fondo bonario e molto riformista di Franco. L'uomo deve essere una persona sensata, che non fa stupidaggini, che non subisce autorità, e che
è disposto a cambiare idea se necessario, ma non per una necessità esterna, ma perché ritiene di avere preso delle cartonate. In realtà, lui dice, queste cose però sono molto difficili. Per esempio, la stessa democrazia non è facile, perché la democrazia può nascere solo in un mondo di persone responsabili e disponibili, diciamo, e questo non esiste. Ci sono molti dilemmi della democrazia e lui ne scrive molti prendendoli da Dal. Cosa riprovevole, eh? I dilemmi della democrazia. Il primo dilemma di Dal riguarda il conflitto tra la mentalità utilitarista e la mentalità dei diritti. Il secondo dilemma riguarda la scelta di un demos esclusivo verso uno inclusivo. Il terzo dilemma concerne l'eguaglianza democratica tra le associazioni e gli individui presenti in un sistema. E il quarto dilemma è volto a considerare i temi della uniformità contro la difformità. E secondo Dal, e anche secondo Franco, falliscono perché viviamo in un mondo di coscienza indolente in cui dilaga la necessità utilitarista, c'è un restringimento del demos decisionale, c'è un ampliamento del fenomeno della miniaturizzazione associativa e c'è un già evidente aumento della ricchezza per sempre meno cittadini. Diciamo che questo è forse il pezzo più drammatico, nel senso che non c'è democrazia e i dilemmi della democrazia nella società attuale sono veramente complessi, diciamo, difficili. Adesso, per non torturarvi ulteriormente, vi dico ancora due cose. Nella nostra società c'è una serie di decisioni evasive, diciamo. Noi viviamo in una società che cerca di evadere i problemi. E lui dice, viviamo in una società molto simile alla società ellenistica, viviamo in una società che continua a essere illuministica, diciamo. Continuando nel suo pessimismo, dice, in realtà viviamo dopo il fallimento del 1789. Il capitalismo è diventato compassionevole. Il capitalismo compassionevole mi fa pensare a quella volta che Giovanni Paolo II è andato in America con Clinton e alla televisione si vedeva che diceva: adesso che abbiamo distrutto il comunismo dobbiamo costruire il capitalismo. Non ha detto compassionevole, ma ha detto sociale. No, ha detto qualcosa come sociale. E allora Clinton si rivolge all'interprete e dice: ma è possibile che abbia detto una cosa simile? E l'interprete ha detto: no, ha proprio detto questo. Era l'idea che aveva Giovanni Paolo II di nominare un papa come suo successore, un papa statunitense, cosa che poi ha provocato lo scandalo della pedofilia che ha impedito di nominare un irlandese a papa, cosa che però avverrà la prossima volta. Però appunto la società dopo l'89 ha abbandonato due cose, la tradizione e il locus, cioè la comunità, diciamo, la comunità e la tradizione. E questo sviluppo della sindrome soggettivista ha portato all'abbandono del rito. L'unico rito che ci è rimasto, malgrado la difficoltà di fare una legge elettorale, sono le elezioni. È un rito ridicolo, diciamo, nel senso che non ha più nulla della ritualità di una comunità.
la globalizzazione ha poi portato a una perdita della comunità, e le nostre azioni sono ormai fuori luogo, sono non luoghi di progetto. Infine abbiamo perso anche sacralità nel senso laico, anche se non si sa, anche se non si sa. No, anche se ci sono alcuni passaggi ratzingeriani che poi la perdita di sacralità, l'assenza di investimento nel tempo, la dipendenza degli avvenimenti sielle. Forse posso fermarmi qui, questo è quello che dice Tosso, salvo l'ultima parte che è più tecnica e riguarda il ruolo del diritto, e su questo mi fermo rapidamente. La base fondamentale, adesso non so se tu sei d'accordo su questa interpretazione, è molto polemica con il realismo giuridico americano, e insiste molto su che cosa? Che siccome non esiste, ne abbiamo discusso qui quando io ho parlato di giustizia, se ricordate, io sono sempre stato convinto che la giustizia sia una vera utopia, diciamo, che tutti i sistemi di giustizia sono stati sistemi utopistici, la giustizia, come è noto, non è di questo mondo, ma invece Franco pensa anche lui in fondo questo, che la giustizia è in questo momento straordinariamente lontana dal paese e dal cittadino, non intendendo il nostro paese, in generale la giustizia deve essere costruita invece con una coerenza fra sistema del diritto, sistema del paese e sistema del cittadino, una citazione. E in questo senso lui pensa a una giustizia ampiamente negoziale in qualche modo, cioè una giustizia molto contestualizzata, e in questo senso critica invece i sistemi giuridici in cui viviamo, e dice la giustizia deve essere basata sulla fiducia innanzitutto, e oggi la giustizia in Francia è considerata al 19esimo, no, solo 19 persone in Francia hanno fiducia nel sistema giuridico. In Italia credo che... Se posso interrompere, l'85% l'altro giorno, la missione dell'85% degli italiani non ha fiducia nella giustizia. Cioè, è vero, io faccio una breve citazione di me stesso, ho insistito esattamente su questo, cioè che i sistemi di giustizia di origine teologica sono basati del tutto sulla la totale fiducia nel giudice, e siccome il giudice, perché il riferimento al Corano o al Talmud o al Vangelo implicano che cosa? Che il giudice abbia una enorme possibilità di applicazione interpretativa, cioè che lui possa decidere solo se ha autorità come applicare dei principi che hanno base nel testo sacro, come si possa riferire oggi. E quindi c'è questa specie di metastasi analogica nei sistemi giuridici di origine teologica. Il diritto canonico, per esempio, implica che le norme si devono applicare in base alla salus animarum, cioè con l'idea che ognuno ha diritto a una giustizia. La giustizia non è uguale per tutti, ma la giustizia è personalizzata, deve essere consistualizzata. E in questo senso c'è una fiducia, ci deve essere una fiducia, non per forza c'è, ma ci deve essere una fiducia amplissima nei giudici. Se si leggono le sentenze, per esempio, dei tribunali musulmani, è molto impressionante leggere, perché il passaggio dal principio coranico al analogico alla sentenza di oggi è completamente aereo, cioè per noi tu resti esterrefatto di come il giudice, tutto questo però è basato sulla fiducia nel giudice, cioè sul fatto che se no crolla il sistema giudice. E allora, siccome inoltre c'è una, anche nei giudici in buona fede, diciamo, che sono
quasi tutti. Tuttavia c'è una patologia, che è una patologia che Franco definisce l'arbitrarietà psichica della sentenza, e quindi si rifà a tutta la discussione sulla razionalità, specialmente svolta dagli economisti, cita Kahneman, Stiglitz, Hirschman, ma poi il suo personaggio prediletto è Simon, cioè l'idea della razionalità limitata, cioè del fatto che noi ci illudiamo di avere sufficienti informazioni quando emettiamo la sentenza, noi se fossimo giudici, e di fatto invece non abbiamo le informazioni, la totalità delle informazioni. Mi sembra che addirittura a un certo punto citi uno dei film miei prediletti, che è Rashomon. Ah sì. E quindi c'è questa debolezza che implica automaticamente un sistema giuridico fortemente negoziale, fortemente capace di contestualizzarsi e di essere sensibile alla nostra debolezza razionale. No, forse può bastare. Così conclude questo secondo libro, e lo conclude con il piccolo pezzo che ho detto prima, che è come dire, può essere che ci sia qualcosa da fare, ma in Italia non c'è proprio più da fare. Mi applaudirei anch'io perché non è stata una fatica da poco. Mi ha preso la Franco ed è collato drasticamente. Tutto sommato, hai colto praticamente, hai fatto centro praticamente. E devo anzi dire che dopo la presentazione mi viene voglia di rileggere i miei libri. Finalmente! È stato confortante, naturalmente. Io però volevo darti risposta alla fine sulle cose, salvo forse una conferma molto forte di entrambi i libri, che è venuta da un economista francese nel 2013, giovanissimo, che aveva più di 42 anni, confrontando anche e dimostrando che fino al 1920 si era ancora a livello Rastignac, per citare un noto libro per Bourdieu. Dal 1920 la ripresa invece dell'accumulo salariale e retributivo è stata maggiore, e dal 70 in poi è tornato a essere una catastrofe a favore del capitale. Le cose si muovono sul 5-8%, però in fase mondiale è enorme. Ecco, quindi io ti do una risposta, nel senso che Piketty nel 2013, quindi non recentissimo, ha dato conferma a quelle che in fondo erano più che altro intuizioni, quasi malvolenti da parte mia, quasi malvolenti. Però io non volevo parlarvi subito di queste evoluzioni, anche perché ce n'è uno intermedio sulla decisione che ho portato con me, quello di un anno e mezzo fa. Volevo invece incentrare su cose specifiche, su fatti, perché non è che abbia tante idee, ma cerco di interpretare i fatti. Sono stato invitato a un convegno a Siracusa a maggio scorso, a maggio del 2013, sulla decisione. La ragione è che avevo scritto questo libro intermedio sulla decisione, perciò lui serve di Cataldo Neuburger, che tu conosci senz'altro, mi ha chiamato e dice: vieni anche tu, ho fatto un intervento, come se io sapessi fare interventi. In pratica sono le mie, sono piccole polemiche.
E comunque sono andato. E con mio grande stupore ho trovato negli interventi solo due fasce. Una fascia erano i pubblici ministeri, legati esclusivamente alla logica sillogistica. E una fascia era quelli del psichiatri o psicologi, non psicanalisti, Dario Burga lo è, i quali erano tutti legati all'uomo bayesiano. Perciò eravamo alle antipode quanto interventi. Da un lato il magistrato pensava alla razionalità totale, dall'altro le loro controparti decisionali di tipo psicologico pensavano esclusivamente a un dominio di fatti di neurobiologia, in certo senso. A questo punto il mio intervento diventava assolutamente sconvolgente per gli uni e anche per gli altri, perché il mio intervento era basato sui fatti dell'economia di Simon e della Bund e della Rationality. Tornato a casa, ho scritto rapidamente il volumetto che hai presentato, che è più a natura più di pamphlet che di volume. Ma poi ci ho ragionato sopra, ci ho ragionato ulteriormente sopra. E l'ho ragionato su una logica marxiana. Cioè, perché questo mondo parla solo di fatti sovrastrutturali? Perché questa società parla esclusivamente di qualcosa che non è economia? Io te l'ho data. E perché si fa un articolo di fondo sui giornali vagamente economico, magari Ricolfi, che insomma di economista ne ha poco, ma anche se è una persona seria? Perché è una società evasiva, evade dalla conoscenza delle cose, evade nelle risposte, fugge addirittura da altre. In sostanza, trovo che sia una società che, invece di parlare dell'altro, come cittadino, come produttore, come religionario, o in tutte le forme in cui può essere un uomo, parla di tutt'altro. Allora, ho pensato di dare qualche priorità alle critiche possibili a questa società, sempre nella prospettiva della decisione, che è un argomento che secondo me in una società evasiva è decisivo, perché una società evasiva vuol dire che non decide mai, e infatti lo vediamo anche. Ora, io ho l'impressione che vi sia stata una grande crisi, quella la dimenticanza del messaggio marxiano. E anche la dimenticanza delle encicliche sociali, che corrono in parallelo, in un certo senso. C'è qualcosa che non si è metabolizzato in questa società. E che cosa non si è metabolizzato? Anzitutto non si è metabolizzato il messaggio freudiano. Il messaggio freudiano ci parla di principi di realtà e di un principio di piacere. Tu l'hai già accennato, l'ho anche scritto anche a loro. Ora, io porto degli esempi secondo me catastrofici di questa società nel principio del piacere. La prima cosa è nata intorno al 50, cioè dopo la guerra, sono i famosi happy end che tu conosci perfettamente, di Kuznets,
cioè questi economisti che vedevano solo un progresso lineare, che vedevano un progresso senza fine, che la produzione era tutto, era incentrata sul prodotto, sulla, praticamente quasi un ritorno della legge di Say. Cosa che ha portato anche in abbondanza a delle esternalità ambientali non da poco. E questa è non aver metabolizzato che assieme al principio di piacere c'è un principio di realtà, e la realtà è stata dimenticata. Sempre nei limiti, nel quadro del principio del piacere, è sorto, soprattutto per i baby boomers e quindi i sessantottini. Soprattutto i baby boomers. Il body egotismo, cioè questo piacere assoluto del corpo, del piacere del loisir, del divertimento comunque, dovunque, che assieme alla grande gloriosa fa da appandare grande gloriosa. Cioè noi possiamo tutto, abbiamo dei land bank che chanta continuamente, ma canta mica tanto, ma insomma abbiamo una sindrome di Woodstock che ci invade dappertutto. Il terzo caso è la bulimia del sesso. Freud ha semplicemente parlato di un'origine sessuale, di un'origine psichica prevalentemente sessuale, ma non ci ha invitato a fare bulimie sessuali. Direi forse il contrario, almeno secondo me. E questo ha creato una serie di miti. Il mito che dicevo prima, il mito delle trente gloriose, cioè gli anni 50, 60, 70, che davano la sensazione che il progresso fosse infinito e la ricchezza distribuita sempre a tutti. Infatti abbiamo visto il 92 e poi abbiamo visto il 2008. Ha portato a un crepuscule di devoir, cito il Povesky con di tutta evidenza, per cui si ha solo diritti. Scusa, e soprattutto diritti, si ha solo diritti, cosa che la romanistica, come sapete bene voi due, la romanistica non conosceva il diritto soggettivo, ed è nato praticamente alla fine del 600 il concetto di soggettivo. La bulimia del sesso ha anche lei un suo mito, che è quello di Don Giovanni, ma non il Don Giovanni di Mozart e neanche quello di Molière, è Don Giovanni di Byron, like an infant, come un fanciullino, non si sa perché, ma fa successo. Un altro aspetto di questa postmodernità, che poi non è né modernità né post, è semplicemente una crisi della società, è il concetto di need for achievement, che tu conosci perfettamente, perché appartiene alla nostra cultura di psico-organizzatori. Cioè il bisogno di riconoscimento. Il bisogno di riconoscimento ha un aspetto interessante. Perché? Ha portato ai clamorosi insuccessi di chi non può avere successo sempre. Il successo riguarda sempre pochi, purtroppo, se vogliamo, ma riguarda sempre pochi. La moltitudine è quindi insoddisfatta, ma il loro narcisismo non lo consente. La Olivetti non era così, però, eh? La Olivetti non era così. Esatto. Erano tutti soddisfatti. La tragedia è che nessuno ha letto Abraham, lo psichiatra, lo psichiatra berlinese, allievo di Freud, il quale ci ha espresso chiaramente il principio del narcisismo, e li vediamo oggi applicati tranquillamente nella società. Vi porto due esempi anche abbastanza divertenti, di miti conseguenti a questo narcisismo.
uno connesso proprio al narcisismo e al mito di Narciso, è la Eco. Ricordate tutti che chi è Eco, chi è il mito di Eco, eccetera, eccetera. È il mito di chi ripete costantemente le parole degli altri. Mi pare che abbiamo un esempio chiarissimo nei grilli. Non pensano, ripetono. Un po' pesante, dai. Sarebbe discutibile. L'altro aspetto, lo so, è discutibile. Lo so perché hai notato Grillino. Comunque è discutibile. L'altro aspetto è quello tragico della melanconia, che è il principio, che è il mito di Bellerofonte. Cioè l'uomo che per aver sfidato gli dèi con la sua albagia si trova ridotto a vagare, come dice Omero, nei campi, disperato e senza pensiero. Anche qui la mancata metabolizzazione del vero messaggio freudiano ha portato a dei miti negativi nella società. L'altro aspetto è quello del dominio, dell'invasione, diciamo soprattutto nei primi del secolo, ma anche nell'Ottocento, della filosofia kantiana e dei metodi hegeliana. Irrazionale è reale, il reale è razionale. Un bellissimo idealismo per cui se io penso una cosa la vedo già realizzata. Ed è tutto quanto possibile dalla praxis marxista e marxiana. È qualcosa che io penso per caso, perché in quel momento mi sono svegliato ottimista oppure pessimista, ma lo trovo razionale, perché ve l'ha detto Hegel, perciò ci credo ciecamente. Cosa ha portato tutto questo? Ha portato delle tesi senza antitesi e sintesi. Ha portato a delle antitesi senza tesi. E ha portato delle sintesi non fondate né su tesi né su antitesi. Facciamo qualche esempio, come sapete, io non ho, come ho già detto, non ho idee, ho fatti. Il primo è l'espansione, incredibile espansione, il dominio del diritto al veto, per inde ac cadaver. Io faccio veto su tutto. Io vado con cartelli non espressivi, mi metto delle maschere di famosi bombaroli del 600 e veto a qualsiasi cosa. Ed è la sindrome di Bartleby. Sembra impossibile, ma Melville ce l'aveva già dato un esempio alla fine dell'Ottocento. Poi c'è l'ondata del ludico anche qui per idea cadavere. E questo, come mito, è il mito di Woodstock. Per fortuna il mito di Woodstock si sta allentando un po', ho l'impressione. E questa forse è la più importante. E qua rientra in gioco la generazione dei baby boomer. È la sindrome del Growing Young. La sindrome di Grognac è analizzata dai psicanalisti e dai psicologi. Ed è il crescere immaturi per sempre. Io ho 80 anni, ma corro la cavallina, e se non corro la cavallina vado a sciare, mi spacco tre gambe, e così via. C'era stato qualche anticipo, il sorpasso. Quel film anche abbastanza mediocre, francamente, con Gassman, ci aveva dato un bellissimo esempio. Là non nasceva, ma si proiettava pienamente sullo schermo quello che era il Growing Up, l'immaturità per sempre, dai 4 anni agli 80. Io ce li ho
e sono mandato lo stesso, anche se non lo voglio. 20 o 80? Capo e banco. E naturalmente questo porta anche a un altro argomento, che è connesso all'evasione di questa società, la società evasiva. La sindrome on the road di Kerouac. Io fuggo, ma non lo so perché. Non mi nascondo che avrei pagine e pagine. Non prego, basta così. Vedi adesso il nome di un cane Instagram, con tutte queste sindrome. Aspettavo un saggio consiglio. Aspettavo un saggio consiglio di artista. Però ho il dovere di rispondere alle non obiezioni. Il principio di normalità è vero, lo stesso con eccessivo coraggio, forse anche con qualche punta di rivosità. Un lieve senso di disprezzo per chi non è marxiano, ecco. Però in fondo lo tratto da Giorgio de Verret, sulle società locali e non normali. Quindi sono autorizzato. Sul recupero della tradizione, molto brevemente, che sembrerebbe una cosa assolutamente incongrua in questo momento, beh, io vi faccio un esempio. Non ci sarebbe stato il Rinascimento senza il recupero della tradizione, la contemporanea emulatio e la conseguente innovatio. Quindi se noi manchiamo di tradizio e di emulatio, mi dispiace, non avremo innovazio. Sulla giustizia, noi non abbiamo fatto un passo avanti sulla giustizia da Platone, che in questo caso cito positivamente. La Repubblica. Platone dice la giustizia è un ideale bellissimo, iperuranico e così via. Ma Trasimaco è là col dentino avvelenato e dice la giustizia è allotrion agathon, è un bene altrui. Meditate ragazzi su questa frase, perché la giustizia è davvero un bene altrui. È di chi ha il potere di condannarlo. Grazie. Abbiamo una discussione, solo abbiamo una discussione. Voglio dirvi solo ancora una cosa. Voglio solo dire una cosa piccolissima. Io mi sono preso gli appunti sulle cose che disapprovavo, ma non le ho dette in oro. Ci sono circa 15 volte che si parla dei giovani, ma è stato ripetuto gli studentelli inoperosi o questo fa parte. Ci sono due citazioni di un articolo di D'Alema su Le Monde molto positive, e questo mi ha lasciato molto scettico. E poi c'è, e questo l'hai ripetuto anche adesso, questo se deve dire. Sai, è il contrario di nessun difetto, qualche volta può aver ragione. e poi c'è, e questo sarebbe una discussione ampia ma che non vorrei fare, ci sono degli accostamenti che secondo me sono proprio storicamente, non politicamente, storicamente non giusti. Due in particolare. Uno fra cattolicesimo e marxismo, come se fossero, se si potesse salvare la società salvando tutte e due. Secondo me no, francamente, ne abbiamo anche ogni tanto discusso, ma insomma bisognerà forse discutere. Spinto di Raniero della Valle, esci da Franco Zanini. E l'altra cosa, sì, c'è una citazione anche di Franco Roma. E l'altra cosa è anche la compagnia fra Jung e Freud, ma questo
lo dico perché sennò poi tornando a casa Roberta mi schiaffeggia, cioè non possono andare insieme. Sei stato costretto. Non possono andare insieme. Cioè trovo che queste teorie molto ampie, generali sulla società, eccetera, sono quasi per definizione alternative, però ti pregherei di non rispondere, voglio dire che sono cose che mi piacerebbe discutere, ma non stasera, diciamo. Ah, ma sì, io ero già pronto a quello che volevo rispondere. Io... Grazie professore. Se tu insisti, perché dire rispondere? Franco, la questione dei miti. Scusa. La questione dei miti. Mi piacerebbe prenderne uno per uno, però insomma non è caso adesso. Non mitizziamo troppo. Troppo quello che ha detto Franco, andrebbe discusso uno per uno, secondo me. No, con degli elementi di verità, con degli elementi anche un po' così da ampliare, cioè su sintesi. Però mi pareva una cosa che sulla quale io mi sono... un mito al quale avevo pensato io, così, era invece quello della, di una cultura di carattere religioso. Intendo dire che questo discorso che tu dici della mancanza di pensiero soggettivo, adesso non so con che parole tu l'abbia detto prima, no? Che c'è questa abbracciare acriticamente delle posizioni, delle ideologie, insomma quasi così. E questa cosa in fondo mi manca su tutta questa lista, l'atteggiamento che io invece penso di aver visto nella nostra società, io dico italiana perché per carità non voglio andare all'estero su questo discorso, di abbracciare invece i movimenti, i partiti politici, i gruppi religiosi, come appunto con atteggiamento acritico. E questo io allora faccio fatica a pensare che sia una caratteristica della nostra società di adesso in seguito a, se non abbiamo bene capito Freud, ma credo che sia invece un retaggio di una cultura arretrata che gradualmente si va sgretonando. Questo penso, non so se mi sono spiegata. Arretrata quale cultura? La cultura di abbracciare criticamente. Quale cultura? Da quando parte? Ah, io parto anche dal Medioevo, se vuoi, che un po' alla volta stiamo andando verso una cultura. Non è così. Io l'ho vista così. La cultura che sta decadendo per mancanza di classi è quella del 1789, cioè quella contemporanea. Questa è la verità. Ma quella di quella alcuni, è la cultura, scusami, che sta però dobbiamo, quella di alcuni gruppi noi dobbiamo sociali. Prendere le grandi narrazioni prima del 1780 e riviverle in una interpretazione nuova. Però di alcuni gruppi sociali, perché se tu pensi a quello che invece, cioè alcuni gruppi sociali, se tu pensi alla rivoluzione francese, tu pensi all'illuminismo, a cosa pensi? Quando parli del 1789. Appunto, parli della rivoluzione francese, dell'illuminismo e tutto il resto. Però erano delle elite, mentre la nostra... Insomma, sono nata e vissuta... Robespierre era una avvocatitia di provincia. No, delle elite. Saint-Just non era nessuno. Danton era un oratore da piazza. Sì, ma nelle campagne, assolutamente. Nelle masse, la gente che non sapeva né leggere né scrivere, cosa vuoi che sapesse, che ragionassero? L'intervento come un storico, non mi sciocco, perché è stato un grande fenomeno di massa, c'è poco da dire, lo sanno tutti. Ma nessuno dice di no, soltanto che non era diffuso così come si pensa, il metodo razionalistico che era stato. Allora, invece di lei ti porto un esempio molto chiaro. Sai che io parlo solo per farlo. Sì. Allora, danno a David, il pittore neoclassico francese, anche lui rivoluzionario, danno un incarico, fare i ritratti dell'assemblea
specialmente i principali. I principali partecipanti all'assemblea costituzionale della, non mi ricordo come si chiamasse. No, costituente. Della rivoluzione francese. Beh, Davide non c'è riuscito. Sai perché? Perché di volta in volta quei giovani uccidevano il loro padre. Perciò Davide cancellava queste storie, è un fatto, non è un'invenzione, cioè non è un'idea hegeliana, kantiana, non kantiana, filosofica, questo è un fatto. Davide cancellava e rifaceva un visino nuovo, perché quello aveva ucciso il padre precedente, padre che aveva 28 anni, come spero lo spiego. Quindi non parlarmi di Elite, parlami solo di uccisione ripetitiva e reiterata del padre ancestrale dopo il 1789. Ma vedi, il punto è che i tempi, l'urfenomeno dei tempi di Freud sull'uccisione del padre ancestrale hanno permesso la coscienza, perché era un tempo millenario. Questi tempi di uccisione del padre, reiterati 1830, 1848, diciannovisti nel 19, 68, 68, non permettono più la creazione dell'ordine, della religione e della società. Allora, intanto ti ringrazio, ringrazio Giovanni, ringrazio anche te. Io avevo la percezione che la società fosse complessa, ma dopo la vostra esposizione è un casino. Non riesci a toccarla, hai capito? Anche le tue percezioni, sei sicuro che sono sbagliate, o comunque ce ne sono milioni di altri. Ma a parte questa considerazione, questa premessa, io volevo citarti un articolo che è stato scritto sul Times l'anno scorso, esattamente a marzo 2013, da un giornalista che si chiama Michael Schumann, che non conosco. Dice: la rivincita di Marx. Milioni di lavoratori sono stati licenziati o si sono impoveriti a causa della crisi. Per il settimanale statunitense Time la conferma che le critiche di Karl Marx al capitalismo erano giuste. Perfetto. Allora, siamo in un periodo di globalizzazione. Gli aspetti negativi del capitalismo, no, sono evidenti dopo che questo capitalismo è stato applicato, a prescindere da Freud, da Jung, eccetera, eccetera, a prescindere dal senso e sentimento della giustizia, no? Nella Cina, nel Brasile, in Argentina, in India. Allora, tutti questi popoli, no, sono soggetti a un capitalismo feroce. E è inutile che vi ricordi Bhopal, dove sono morte quasi 400.000 persone con lo scoppio dell'impianto chimico. Ecco, quindi il capitalismo continua a imperare e produce i guasti che noi conosciamo. Allora la domanda è questa: è possibile che siano gli americani a ricordarci che in Europa avevamo un Marx che aveva fatto analisi, proposte, modelli di società futura? È possibile che siano gli americani stessi a ricordarcelo e a suggerirci una nuova interpretazione della società nel contesto della globalizzazione? Nel contesto della globalizzazione. Mi scrivo a parlare. Allora, non sono più doppiamente ragione, non so di quando sia quell'articolo, ma 8 mesi fa, con estrema cortesia, e di questo ti ringrazio, Giovanni ha citato questo volumetto che era una difesa di Marx, Marxismo nelle coscienze di tempo, è del 2005, quindi un po' prima dell'articolo. La tragedia qual è? La tragedia è che il capitalismo ha
a un darwinismo sfrenato. Davide Riccardo disse, il capitalismo un guaio è, perché le terre qua crescono di valore come niente e arricchiscono quelli che hanno le terre. E il capitalismo si trasforma. E Karl Marx non si trova più con le terre, tu lo sai benissimo. Karl Marx si trova con i beni immobiliari e gli stabilimenti, cioè con il capitalismo fondiario, no? Produttivo, in questo caso, produttivo. A questo punto uno dice, allora compriamo quello. No signore, perché il capitalismo, praticamente penso dall'85, si è trasformato in capitalismo finanziario. Questo darwinismo orribile, che si trasforma di continuo, noi non riusciamo più a coglierlo nella sua rapidità. Allora, ha ragione chi pensa al problema di un ritorno alle comunità rispetto alla società, cosa che anche tu stai facendo col Comune di Venezia. Un ritorno quindi alla Gemeinschaft contro la Gesellschaft. C'era Gian Pietro. Sì, no, sto su questo pezzo qui, su questo punto, perché sennò altrimenti mi perdo. Che sul marxismo e sulla molto interessanti sui processi di globalità, eccetera. Sì. Però è nell'agire politico che in queste cose invece è venuta meno. Allora, il problema del riprendere in mano quella cosa mi sembra molto interessante, soprattutto quando tu dici, parli di società evasiva, no? Cioè del parlare d'altro. La questione però accanto a questo è che Marx è da molti punti di vista il massimo cantore della vitalità del capitalismo. Cioè, Marx effettivamente legge i processi, legge quella globalizzazione che si stava già annunciando, che poi è cresciuta anche dopo la sua morte, che è quella della seconda metà dell'Ottocento, no? I grossi processi di globalizzazione. E poi c'è. Sì. Per cui secondo me è un grande lettore di quei processi. Ecco, cioè io la lettura, se è vera lettura, è lettura con metodo, no? Quello che però, di cui siamo comunque sempre molto poveri, non orfani, proprio poveri, perché non abbiamo mai avuto degli strumenti di progettualità, è proprio sulla capacità di costruire un progetto politico di società post-capitalistica. Cioè, è chiaro che il leninismo è stato una lettura, vado con l'accetta, è stata una lettura stravolgente e distorcente del pensiero marxista. Perché il fatto di dire sono riuscito a fare la rivoluzione e quindi in qualche modo rispetto alla lettura marxista delle fasi in cui le contraddizioni si producono, no? Per cui è necessario che ci sia un pieno esplicitarsi delle contraddizioni del sistema capitalistico perché si produca una società post-capitalistica, Dienin prende una società precapitalistica feudale, Mao fa la stessa cosa con la società rurale cinese, eccetera, eccetera. Quindi la risposta che io do è che siccome quel progetto politico chiaramente era inefficace e insufficiente, non è assolutamente una novità né sorprendente che sia la Russia di Putin sia la Cina di Deng Xiaoping riprendano in mano invece quella lunga storia, quel filo rosso di sviluppo capitalistico. Quindi il problema è bene usare Marx come lettura dei processi, per ridare peso anche ai rapporti fra struttura e sovrastruttura, per capire come si determinano i processi veri di dominio all'interno delle società. Però quello che non, secondo me, le due grandi insufficienze sono una proprio sulle grandi narrazioni, cioè il produrre senso, il produrre visione, visibilità dei processi, che è il progetto politico. Questa cosa è stato un autentico fallimento dal 1789 in poi. La seconda questione è che il disvelamento delle contraddizioni del sistema capitalistico, che quindi rende anche fragili le sovrastrutture, che le mostra nella loro nudità,
non accade, cioè questo lavoro vero di disvelamento, e anche questo ha delle armi spuntate. Ha delle armi spuntate, e la dimostrazione è quello che dicevi tu sul Piketty, sugli altri, cioè di fronte all'evidenza dei processi di sfruttamento, dell'evidenza dei processi di alienazione, uso categorie marxiane, rispetto all'evidenza di tutte queste cose, di concentrazione della ricchezza, di un capitalismo necrofago che in qualche modo mangia cadaveri, perché in realtà mangia lavoro morto e quindi è destinato a produrre ancora morte, di fronte a tutte queste evidenze, a questi fatti sociali, c'è la afasia totale. Cioè, allora questo è il vero, secondo me, il vero punto su cui oggi tutti, cioè voglio dire, qui c'è una crisi vera di rinnovamento e di rivitalizzazione di forze antagoniste rispetto al sistema capitalistico. Chiudo dicendo che l'unico pezzo che invece sembra in qualche modo mantenersi sia quello antico, sia quello del conflitto per il conflitto, John Ludd, lanciare il sasso e spaccare il telaio, che quindi ha tutte le sue declinazioni, dai forconi a pezzi di anima populista che vanno a destra e a sinistra. Però rispetto a questo, ecco, allora, tornando a ricostruire anche strumenti di ordinaria pratica, secondo me siamo, non dico all'anno zero, ma 0,1, insomma, ecco. Io non registro la parola come Cristiano, Gina, come e Giovanni. Cristiano. Scuserete se non sono all'altezza anche. Lui, un attimo, forse Franco vuole rispondere Vado, perché Patrizia vuole andare. Scuserete se non sono all'altezza, però ho perso anche una parte iniziale. E alcune cose dette le ho capite fino a un certo punto, ma cambiato il mio limite. Ma mi pare, non fare soldezza, dico con una modestia reale, ma scusate, mi pare però che in tutto quello che è stato offerto a questa discussione e anche le cose che adesso riporti in qualche misura, riporti tu, come dire, sono prive di un fatto che è, secondo me, eclatante. Allora, che oggi Marx sia ancora molto importante, che sia, come dire, una parte della sua analisi sia assolutamente necessaria, mi pare, almeno forse tra noi, mi pare perfino, scusate, scontato. E voglio aggiungere, voglio ricordare che io sono rimasto una volta fortemente colpito leggendo un libretto sulla prima industrializzazione inglese che dava dei dati quantitativi. Adesso li riassumo approssimativamente, ma diceva che nei primi 25 anni del capitalismo inglese si erano prodotte una quantità di merci, adesso sto inventando il numero, ma era eclatante, pari a quello che l'umanità aveva prodotto in secoli, secoli e secoli. Eravamo all'inizio del capitalismo. Qui si aprirebbe tutto il discorso del rapporto perché il capitalismo ha avuto questa forza prorompente che gli permette perennemente di rinnovarsi. La globalizzazione, a me piacerebbe pensare che è l'ultima fase del capitalismo, però non lo so, perché tutte le volte vi è rinato. Certo, è rinato rendendo ancora più drammatica il dominio sulla fascia deboli. Però c'è un rapporto tra questa sua efficienza, perché questo è il punto, con la concezione della scienza moderna. Le tecnologie avanzate nascono da un tipo di scienza moderna, e la scienza moderna è una scienza che approfondisce sempre di più il piccolo, il separato. E nel contempo c'è la questione dei diritti, dell'illuminismo, cioè l'individuo diventa importantissimo, ma è anche la frattura, la rottura delle comunità. Queste come contraddizioni. Ma voglio finire dicendo qual è l'elemento che non ho sentito in questo discorso. È che a me sembra, io vi chiederei, mi pare un punto dirimente, che Marx, in tutta la sua potenza di lettura, è stato di fatto un grande, come dire, cantante, ammiratore del capitalismo per rovesciarlo, ma il meccanismo dello sviluppo capitalistico io lo sento rarissimamente dentro Marx criticato. Allora il problema dello sviluppo e della produttività è quello che
pone il problema della finitezza del mondo. Noi abbiamo una sola energia, che è quella del sole che arriva qui, e noi inevitabilmente consumiamo dopo mezz'anno già il pianeta. Adesso non, queste cose le conosciamo, le sappiamo. Allora il problema, e anche i metodi con cui ci si è ribellati al dominio del capitale, sono dei metodi, le rivoluzioni che poi sono fallite. Forse quella che è fallita meno è quella francese, ma sono tutte fallite. È fallita quella russa, è fallita quella cinese, altri rivolgimenti forti sono falliti. Allora anche i metodi per cominciare a cambiare vanno ridiscussi. Quindi siamo di fronte a una situazione, secondo me, altro che angoscia, drammatica. Ma allora si pone, se vogliamo, come dire, mettere tutte queste cose come elementi utili per cercare di intravedere una strada per il cambiamento, dobbiamo discutere i meccanismi scientifici, i meccanismi, le tecnologie. Dobbiamo discutere i modi in cui si ebbe la società, quindi la democrazia. Noi adesso, se apriamo i discorsi su come questa democrazia ormai non è più assolutamente una democrazia. E dobbiamo cominciare a mettere dei paletti. Questi paletti sono enormi, vuol dire ritessere un discorso di analisi che non nega Marx. Lo prende per quanto di grande adatto, ma che assolutamente lo rovescia, come lui rovesciava, soltanto perché cambiava, come dire, chi dirigeva lo sviluppo. Prima era appunto il proletariato, poteva prendere, doveva portare avanti la rivoluzione borghese, che era stata interrotta, portare avanti. Ora questo non è più possibile. Finisco solo dicendo una cosa, e questo rende ancora più drammatico. Oggi la globalizzazione, perché si fa la TAV? Perché si fanno le grandi opere? Faccio un esempio. Perché il capitalismo della globalizzazione non è più in grado, come dire, col metodo tradizionale degli ultimi 20 anni, di produrre profitti o extra profitti. Ha bisogno addirittura di cancellare la democrazia, le grandi opere vengono decise politicamente senza nessun controllo democratico, perché questo gli permette un'ulteriore rapina. Ma questo lo rende, ecco perché dico, forse siamo alla fine, se cresce un pensiero, una cultura sul serio alternativa. Ecco, a me sembra che, scusate, che in questo discorso che abbiamo cominciato, questo aspetto, se sono riuscito a spiegarlo, mi sembra non abbastanza considerato. Posso solo fare una precisazione da Cristiano? Secondo me su Marx sviluppista c'è una lettura, una vulgata un po' troppo semplice, nel senso che io sono convinto che il Marx, diciamo, del Capitale, per esempio, o di alcune parti anche di Condorisse, non è assolutamente un Marx sviluppista, anzi, che legge le contraddizioni. Il problema è che Marx si ferma, non dice cosa accade dopo, cioè, a parte la critica del programma di Gotha, in cui c'è un sogno, questo sì, quasi infantile, no? Anche molto affascinante, molto infantile, sul superamento, su che cos'è il comunismo. Però il Marx scienziato, il Marx osservatore, lettore freddo, si ferma, e quindi anche cosa accade quando le contraddizioni del Capitale arrivano al suo punto estremo, dal punto di vista della critica sullo sviluppo, secondo me rimane una grande potenzialità di lettura. E non è cito solo un caso, voglio dire, un grande economista degli anni 50 che spesso poco citato, poco studiato, poco considerato, a parte alcuni ambienti molto ristretti, che è Georges Kouregen, parte proprio da questa cosa qui. Esatto. E quindi poi tutto sommato, ma non in contraddizione col pensiero marxista. Bueno. Certo, abbiamo spostato tutto sulla cosa di Marx, dunque, no, prima di tutto voglio dire che quando si parla di Stati Uniti e marxismo, è un'interpretazione molto specifica del marxismo. Per esempio Wallerstein è un coglione totale, che è tutto spesi. Qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è che a un certo punto c'è stata una evoluzione della lettura di Marx
in funzione della globalizzazione, in cui Suisi, Baran, Wallerstein, eccetera, eccetera, e Tony Negri, alla fine. Giovanni Arrighi. No, Giovanni Arrighi è un personaggio serio. Tu lo sai, si rispetti, Giovanni Arrighi lo rispetti, bene, siamo hanno pensato a questa cosa, che non c'era più una politica locale, diciamo, ma c'era una politica mondiale, e quindi era un gioco di stati, diciamo, di fradazioni, e non di lotta di classe, obiettivamente. C'è stata invece un'altra lettura che poneva il problema: ma noi qui cosa facciamo, diciamo? Perché se noi leggiamo Tony Negri, noi basta che andiamo a casa tranquilli, al cinema a divertirci, e tutto andrà a posto da solo. Ora, questo è fondamentale. Il tema che noi di fatto discutiamo di solito qual è? È la relazione fra la comunità, cioè il luogo, e il mondo. Di fatto nel marxismo c'è stata questa discussione separata, cioè il mondo, la globalizzazione, e noi allora non sappiamo cosa fare, oppure noi, ma non teniamo conto del mondo. Mi pare che anche in rapporto al tuo discorso ci sia esattamente questo problema fondamentale. Cosa fa Gilberto e cosa fa il capitalismo mondiale? Bisogna che riusciamo a costruire un discorso che dialoghi, cosa che per adesso effettivamente manca totalmente. Faccio un brevissimo passo indietro. La storia del Partito Comunista Italiano, da un punto di vista teorico marxista, era surrealista, nel senso che Gramsci cosa pensava? Diceva: siccome in Italia il capitalismo non è ancora realizzato, dobbiamo realizzarlo, e quindi non possiamo passare al capitalismo, dobbiamo prima sviluppare un capitalismo moderno che produrrà un grande proletariato che permetterà di fermare. Quindi, se noi leggiamo la storia del Partito Comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata una politica di modernizzazione del capitalismo, la lotta contro i monopoli, eccetera, eccetera. Era il partito più filocapitalista che esisteva, voleva modernizzare il capitalismo. Ora, penso che il vero problema è questo, cioè il nodo è questo. È vero che una grande di sviluppo del proletariato porta al cambiamento? No, perché effettivamente c'è il problema dello sviluppo scientifico, della diminuzione dell'occupazione e così via. Però tutte queste cose mi sembra che dovrebbero essere affrontate con cautela, perché non si può, il marxismo non è Marx, il marxismo è cosa facciamo noi oggi, diciamo, questo deve essere il marxismo. Allora mi pare che rispetto alla nostra discussione, se noi pensiamo che da Cannaregio nasca la rivoluzione mondiale, è esattamente mettere in relazione Cannaregio con la rivoluzione mondiale, cioè noi cosa ci facciamo in questa cosa? Non serve un discorso molto generale, serve un discorso specifico, che però, allora in questo mi sembra che si recupera un discorso che è estraneo ai libri di Franco, ma che è fondamentale invece, cioè che non è vero che la rivoluzione del 89 sia fallita, nel senso che che non si può mai parlare di una totalità, ci sono varie idee in circolo, e dal 89 in poi si sono sviluppate molte idee di tipo, appunto, la relazione fra la comunità locale e lo sviluppo equo, diciamo, del mondo. Penso, non so, a Cattaneo, per esempio, oppure a Carlo Rosselli, eccetera, cioè che esiste una relazione fra la politica di base, la politica comunitaria, ma non il comunitarismo all'americana, che è un'uscita dal mondo, diciamo, noi ci chiudiamo qui e stiamo tranquilli, fra la politica di base, di comunità, e lo sviluppo capitalistico. È quello che ci ha suggerito di iniziare la rivoluzione mondiale da Cannaregio, cioè mi pare un tema che è stato fondamentale per trovarci e per discutere. Allora, questo io credo che sia molto importante, che non possiamo parlare di marxismo, né pensare che sono gli americani che l'hanno riscoperto, perché loro l'hanno riscoperto alla Wallerstein, cioè in questa idea paradossale che è una lotta di
Anche se posso difendere un attimo Wallerstein. Ma io lo conosco proprio perché dicelo. Si deve. No, ma lo cioè, è un cretino. Senza remissione, inutile. Non puoi neanche difendere, non ho capito. Adesso non inibisce. No, sul tema del nostro, diciamo, partire dalla comunità, no? Io penso che quello che di grande andrebbe recuperato del metodo marxista e di quello che è accaduto nella lettura dei processi di globalizzazione è che noi sottovalutiamo la coesistenza, la copresenza di lotte di classe. Cioè questa cosa noi l'abbiamo buttata via pensando che no, fosse cosa vecchia, ferro vecchio, e in realtà non è così. Cioè o noi rileggiamo i grandi processi di numero di conflitto capitalistico che appunto sono la Cina, l'India, il Brasile, no? Quello che sarà domani probabilmente alcuni pezzi dell'Africa, quelli che stanno andando velocemente allo sviluppo, cioè voglio dire anche, e che queste cose non sono soltanto appunto rapporti fra stati, ma da quando esistono le migrazioni sono invece pezzi che ti entrano nella tua comunità, nella tua società, nel tuo stato. E che questa cosa in qualche modo non è alternativa, ecco, cioè io credo che riuscire a usare il metodo marxiano della lotta di classe accanto a un'azione che invece è probabilmente legata a un discorso di prossimità sia fondamentale. Però io non ho finito su un pezzo di tradizione cristiana. Di nome. Sì, sì, mi sento offesa. Dunque. Il problema della democrazia sta sotto anche questo discorso. Cioè, è vero che se c'è una cosa che dopo l'89 si è molto adulterata, malgrado notevole conquiste del liberalismo, è la democrazia. Cioè, abbiamo perso la democrazia. Basta vedere la discussione sulla legge elettorale, che dobbiamo decidere la governabilità, la rappresentatività, non conta più niente. È una tecnica, fa parte dello sviluppo tecnologico. Come si fa? Ora, io penso che esattamente questo sia un problema rilevante, politico, cioè il fatto che invece bisogna ricostruire il desiderio di essere rappresentati. E quindi, se c'è una cosa che... O di rappresentarsi. Che ha a che fare però, scusa Giovanni, però che ha a che fare con la mappatura della geografia degli interessi, perché e quindi le classi tornano più questa cosa, ti ritornano immediatamente dentro. No, però vorrei appunto dire una cosa su questo. La degenerazione della democrazia è una cosa che denunciamo troppo poco, cioè pensiamo, non so, diciamo, l'Italia è un paese democratico, Israele è il paese più democratico del Medio Oriente, tutte balle, diciamo, nel senso che le democrazie richiedono una cosa. Allora, mi pare che il vero problema è quello di vedere come funzionano le cose adesso. Quando noi per esempio citiamo la Cina come paese capitalistico, diciamo, è un paese affascinante, ripugnante per molti motivi, ma affascinante, perché propone il seguente modello: una forte presenza dello Stato e una abbastanza forte redistribuzione. Io penso che i modelli deboli della democrazia europea sono il nostro fallimento, nel senso che la nostra democrazia non ridistribuisce, non rappresenta, è un disastro. Invece, mettiamo in premio il Marocco, perché la Cina fa riurtare proprio il nostro senso, buon gusto, diciamo. Il Marocco cosa propone? Un governo autoritario ma bonario, diciamo. Questo affascina la gente e credo che sia anche uno dei motivi del successo del chavismo in America Latina e così via. Cioè c'è un'idea che non è necessario una rappresentanza con un sistema democratico, è meglio un sistema autoritario che tiene conto del... È una cosa che aveva già inventato Bismarck: il popolo è così cretino che per fortuna ci siamo noi che decidiamo, decidiamo quello che desiderano. Allora, credo che dovremmo recuperare tutte queste cose, perché è vero che noi stiamo andando di fronte alla costruzione di sistemi cosiddetti democratici che sono autoritari ma non redistributivi. Questo è il vero meccanismo che sta capitando in Europa, mentre alcuni paesi avanzati come la Cina o il Marocco partono da livelli molto bassi. Quello, scusa un secondo, quello che ti dici, che io trovo molto interessante,
nel contempo, per rendere le cose ancora più semplici, è che proprio questi paesi in cui la penso ai paesi occidentali nel senso lato, dove la democrazia sta, non esiste più, si è deteriorata, non rappresenta più nulla, sono anche quelli però che scoprendo l'individuo e che mi distruggendo la comunità ha prodotto i diritti. Io sono, per me è un buco nero, io sono come dire, ogni volta stordito di questo, perché è vero quello che dici in Cina che avviene così, ma avviene a condizione che i diritti di tutti vengono negati, quindi è ancora più complicato. Infatti io non vorrei trasformare l'Italia in Cina, ma vorrei dire che è un modello che ha più effetto del nostro, o possiamo anche non parlare di quest'altro modello, il nostro modello è un fracasso, un disastro, diciamo. E questo credo che sia fondamentale, che dobbiamo considerare. Vogliamo essere rappresentati, vogliamo, e dobbiamo recuperare in questo senso lo Stato. Cioè, noi siamo arrivati a una situazione in cui le pubbliche istituzioni non hanno più responsabilità. Basta vedere discussioni. Se l'unica valore è l'economia, siccome no, l'unica cosa è l'economia, gli Stati non contano più niente. Tony Hale non conta più niente perché è un economicista. E non ha mai capito nulla di quello che è, secondo me, il meccanismo reale della società. Ma il fatto è che oggi tutto è economia e quindi gli stati contano come due di picche. Cioè, oggi avete visto il presidente della Microsoft? Si tira fuori, fa il grande distributore di ricchezza, ha una moglie che fa, però quel meccanismo continua, è potentissimo. Non è vero, facciamo un esempio. Noi adesso siamo in una situazione in cui mezza Italia sta franando dalle mura di Volterra a terra. Annega molta gente, si spendono molti soldi per ricostruire la governance locale. Se lo Stato facesse un piano di restauro del territorio, farebbe un'attività economica rilevante, sensata e così via. Cioè lo Stato ha dei compiti, noi stiamo pian piano accettando la rinuncia di questi compiti. Per esempio il Comune di Venezia, quello che abbiamo discusso in tutte queste serate, è uno che dice: faccio un'azienda che si occupa lei di questo, faccio un'altra azienda che si occupa e non esiste più la responsabilità economica, non politica, economica delle istituzioni pubbliche. Allora tutto questo messo insieme mi pare un problema tragico, perché appunto purtroppo noi di Camareggio siamo troppo poco, non siamo ancora arrivati al potere. Ma ci arriveremo. C'è Roberta. Franco, tu volevi rispondere prima qualcosa? Poi c'è Roberta e la Gina. Franco, tu dovevi rispondere oppure no? Roberta, vai. No, allora, un po', ecco, non sono stupita che la piega nel nostro gruppo prenda questa direzione univoca nel commento del tuo testo, che riguarda diciamo il conflitto economico, il funzionamento economico della società, però mi pare da quello che ho attraverso Giovanni recepito il tuo pensiero, perché non l'ho ancora letto, ma lo leggerò. Che sei buona salute. no, ma insomma io, come dire, sono tosta, non è che mi faccio spaventare dalla complessità, riesco a vedere i fili, anche se poi ognuno ha il suo stile, e mi sembra che comunque la tua proposta sia quella di una revisione critica dei fondamenti della, non solo della società, ma del rapporto tra l'individuo e la società, che è una questione complicatissima, nel senso che se restiamo in un'analisi sociale, economica, insomma, e definiamo come oggetto di riflessione la società e i suoi funzionamenti, sempre che pensiamo che la società ancora esista, il suo rapporto con la comunità, insomma dobbiamo avere dei parametri, ma mi sembra che tu includa anche un'altra prospettiva, e cioè il rapporto tra questo insieme società-comunità e la dimensione individuale, altrimenti non avresti messo in modo così forte la presenza del pensiero psicoanalitico in una, chiamiamola, critica sociale o comunque critica dello stato delle cose presenti. Allora, intanto così, giusto proprio per rimettere un po' in circolazione le cose, mi piacerebbe sapere, cogliere qualche cosa di più, ma poi leggerò il
quello che tu proponi. Ma c'erano alcune questioni. Ti dico se lo fai. No, no, ma voglio dire, tu poi tra. Ecco, questo è un lato, perciò il problema per me è grossissimo, perché tu dici che cos'è la psicoanalisi, i psicoanalisti non sono solo dei terapeuti, la psicoanalisi è un'antropologia, è un sistema di interpretazione del mondo, è ciò che ci dice. Negli anni 70 c'era il freddo marxismo, c'era Althusser, si parlava di queste cose, ricordiamoci quei dibattiti, che cos'è che muove l'uomo, ci sono i principi economici che lo muovono e poi ci sono i principi del funzionamento psichico individuale, che però ha una sua ricaduta anche a livello collettivo, ed è molto complesso capire il peso di questi elementi. Ricordiamoci anche quanto è stato limitato e limitante fare un'analisi della società e perciò di noi uomini così associati, che si basasse esclusivamente sulle motivazioni economiche. Questa visione ristretta economicistica è stata smontata, bene o male che fosse, da un insieme di movimenti che probabilmente nel Novecento, anche sotto la spinta della presenza forte del pensiero psicoanalitico e di quello che ha inciso nelle elite sicuramente, ma come proprio modo di sradicare un'idea così scissa, no? E ripensare a un funzionamento dell'insieme umano e degli individui, mettendo dentro anche questi altri, quest'altra polarità. Allora, per io la interpreto così. Poi tutte le tue critiche, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, una società narcisista e di Peter Pan, queste cose insomma mi interessa di più il fatto che si tengano aperte queste due polarità. E questo insomma voglio dire, ha un sacco di conseguenze. Intanto probabilmente non abbiamo ancora colto la ricchezza della possibilità di mettere insieme queste polarità, perché tante cose che si stanno muovendo nelle nostre società, chiamiamole così, complesse, avanzate, è anche il prodotto dell'immissione di questo elemento soggettivo forte. Probabilmente i sistemi politici sono indietro rispetto a quello che i gruppi umani, diciamo, in certe società hanno conquistato. Perché noi siamo il prodotto di queste vicende e ci sentiamo in crisi perché questi sistemi politici non ci rappresentano più, perché siamo più avanti, perché ci siamo costruiti come dei soggetti così complessi che hanno capacità di critica e di decisione e anche non si sentono rappresentati per una grande crescita che c'è stata. Perciò mi hanno interessato molto. L'altra cosa che mi ha interessato molto è il tuo richiamo forte, molto forte, alle grandi narrazioni, uno, mi sembrava che fosse un polo forte, e assieme, accanto a questo, al recupero della centralità della tradizione. Bisognerebbe capire di più che cosa intendiamo, però io anch'io, come dire, con altri strumenti diversi probabilmente, però questa critica al cosiddetto presentismo, no? Che poi si è diffuso a tanti livelli, penso nella pratica addirittura clinica della psicoanalisi. Noi psicoanalisti freudiani, io sono una psicoanalista freudiana, che è per voi come essere marxisti, cioè considerati come addirittura i nostri colleghi con voi vetero freudiani, con lo stesso linguaggio, voi vetero freudiani, io sono orgogliosissimo, io sono vetero freudiana, sono vetero marxista, sono anche filosemita, ho proprio tutti i difetti, i peggiori difetti del mondo. Ma allora, adesso mi sono persa, ma addirittura questo, il presentismo, questa idea, questo rapporto, è una cosa che a me interessa molto, col tempo, con la temporalità, che è uno degli aspetti in cui le cosiddette patologie, psicopatologie contemporanee si manifestano. Questo malessere di uno stare al mondo sradicato, una questa sorta di autoesilio, di stati psichici informi che sono, mentre un certo tipo di società compatta aveva prodotto certi sintomi, patologie molto chiari, definiti, questa indefinitezza la vediamo, la tocchiamo con mano e permea anche le vite individuali. È molto interessante, è una questione sulla quale bisogna riflettere, perché ce l'abbiamo qui davanti. Allora, a me sembra che tu abbia fatto un richiamo forte
al peso della tradizione. Bisognerebbe vedere che cos'è il peso della tradizione, perché non è facile, perché siamo anche in presenza di fenomeni che hanno invece rimesso un'idea di tradizione pervertita, perché se pensiamo ai leghisti che hanno inventato tradizioni o altri fenomeni. Perciò a me interesserebbe moltissimo, anzi sarebbe secondo me una questione che potremmo affrontare, almeno per me, di capire veramente cosa intendiamo, perché anch'io lo dico così, poi vorrei vederlo di più, cosa intendiamo quando intendiamo anche, no, penso a Calliope, al suo radicamento, no, nella storia, lei è greca, viene dalla regione di Sfacchia, il radicamento nella storia della sua paese, del suo luogo e della tradizione, e questo forte senso di rischio, di perdita, no, e voler... Allora a me piacerebbe molto, perciò ti sono grato, perché almeno per quello che ho potuto cogliere queste due questioni le trovo fondamentali. Scusa, queste cose della tradizione e del territorio, delle trasformazioni territoriali di quelle tradizioni. Ho una piccola risposta brevissima. No, non è gratis. Non è gratis. Anche perché è un contributo all'associazione. Franco lascia l'associazione il contributo del libro. Vero, giusto? Ho capito. Claudio, non andare in tanto. No, no, ve l'hanno detto. Vorrei capito male. Libera offerta all'associazione. Libera offerta all'associazione. Pensando che creeremo socialmente. La firma è gratis. La dedica. La dedica. Puoi andare nelle via Claudio, aspetta un attimo, c'è anche la buffa, offre anche un rinfresco a Franco. Cosa? Offre un rinfresco a Franco. Aspetta un attimo. Aspetta, dai. 10 minuti. No, ci sono... Scusate, non mi abbiamo bloccato tutto. Allora, io sono molto breve, voglio parlare come una delle Electrolux, va bene, tanto per essere chiari, cioè nel senso che il concetto di democrazia, potremmo stare qui mille anni, ognuno, cioè è un concetto molto complesso e comunque... coinvolgere anche a casa di Mori, risposte o definizioni diverse. Per non possiamo andare avanti. Scusate, grazie. Ciao, arrivederci. Mi stai parlando di Carentaidol, per parlare a questo inglese. Il Carentaidol non se ne può più parlare, bisogna parlare del futuro e del progetto. Io non ho finito. Non ho finito, mi risponderai dopo. Allora, io voglio parlare come vedete dell'Electrolux, riprendo il discorso. Concetto di democrazia è complesso, concetto di parlare di tradizione diventa complesso. Qui sì, io vorrei partire dal problema, diciamo, dell'Electrolux, tanto, e da lì costruire un'idea di democrazia. Non so se mi spiego, cioè da quella che è la situazione concreta attuale, che non tutti conosciamo, per non è che la fine locale, e costruire su quello. Su. I sindacati. E Canareggio anche. Oh, i sindacati che ho conosciuto negli anni 50, con cui ho trattato in sede provinciale, regionale e nazionale, firmando contratti nazionali, collaboravano alla soluzione. La tua FIOM di Electrolux non collabora alla soluzione. Tutto qua, ci sono i contratti di solidarietà, ci sono dei contratti precisi e delle leggi precise che consentono la possibilità di portarsi assieme su un accordo. E che non era questa la mia domanda, non è così. Io intanto il FIOM, la mia, la tua, non lo so. Io proprio a livello teorico mi piacerebbe confrontarmi sul discorso di quale società è possibile, toccando il welfare, come trovare i fondi che ci sono e tutte le situazioni. Cioè, concretamente non ho nessun... Come non ci sono? Si può ragionare. Le società, cioè non si può più pensare, secondo me, che le scelte strutturali attuali possano affrontare i problemi nuovi.
chiudo, secondo me mi piacerebbe ragionare, ma non la tua fiom, la tua non fiom, non vuole fregare niente, cioè io non sono teologo, non abbraccio mai una fede, una religione, non l'ho mai fatto in vita mia, ma neanche quando ero piccola. Per cui a me piace ragionare e dire vabbè, questa è la situazione, questo è il quadro, questa è la fotografia. Adesso con tutti i cambiamenti, Marx, non Marx, le welfare, non welfare, o situazioni, o i diritti dei lavoratori, i profitti delle ditte, la delocalizzazione, che fare? Cioè come pensiamo di, come possiamo ribaltare i concetti che già conosciamo, l'idea di democrazia che abbiamo nei vari paesi? Sì, ho capito perfettamente. Ecco, certo. Quello mi piacerebbe, ma al di là degli ideologismi, capisci? No, adesso no, perché sennò francamente. Sai. No, perché devo dire, si spacca. Sì, ma facciamo parlare Cagliotti, stavamo parlando della tradizione, no, facciamo parlare un attimo, no, ma non adesso, c'è un altro intervento. Okay. No, toccava a me, sì, toccava a lei, adesso tocca a me. Mi dispiace che ti dispiace quello che ho detto, però... No, ma è per farti, lui ho un po' il discorso, dopo ti risponde. Vai. Penso che ci sono molti aspetti di pensare, fare commenti, per esempio penso che questo sviluppo di capitalismo è passato attraverso un'esperienza della nazione, che almeno in Europa era molto forte. Per esempio in Grecia la gente ha condiviso idee, indagini, pensieri sulla Grecia antica, per esempio, e questo è anche un aspetto che possiamo raggiungere a quello che hai detto per l'individuo come un soggetto, un'esperienza individuale, ma c'è anche questo che Giovanni ha detto, l'esperienza di una comunità. Allora, siamo noi, allora c'è anche una, come si dice, potrei dire antropologia speciale che accade in un paese, in una società, o anche negli meccanismi dello Stato, o l'individuo adotta questi meccanismi. Questo. Allora oggi leggevo per Ucraina, questa crisi in Ucraina. Allora, quando l'esercito nazionale di Ucraina dice che noi vogliamo la nostra, come si dice, yes, we want to keep our frontiers, geografiche. Sì. Allora, quando c'è un sistema economico che va sopra questi meccanismi dello Stato, di un pensiero, della nazionalità, di un pensiero, questo è anche un problema, penso. Tutti sono piccoli pensieri sullo stesso. Grazie. Allora rispondo. Prima la città. Pensavo a Canaletto però, prima rispondo. La democrazia non è nata a Marburgo e dalla scuola di Marburgo. Non è niente, è nata da Hegel. Ma lo sappiamo, però ripeto, lasciami ripetere.
è nata dalla produttività, non dalla produzione, dalla produttività operaia, che è cresciuta costantemente, tu lo sai, da dopo la peste nera fino al 1950. È nata dalla produttività, dalla coscienza operaia. C'è ancora? Turen abita ancora qui? Per quello che bisogna. E allora ricostruiamo come... la coscienza operaia, continuiamo a industrializzare di più, salvaguardando l'ambiente. Ma non parliamo di democrazia in astratto. No. Parliamo della produzione operaia, perché sono loro che ha fatto la democrazia. Quindi, quanto quello, non parliamo di democrazia.